riflettere sulla figura di Francesco ci serviremo in questa occasione delle immagini, in modo particolare del genio di Giotto, quel genio che è della sua scuola, che si esprime nella Basilica Superiore di Assisi. È stato detto, ed è sicuramente vero, che quei 28 quadri della vita di San Francesco sono il più grande film mai realizzato sulla vita del santo e sicuramente il film più visto, tanto che ogni anno milioni di persone accorrono ad Assisi, ancora oggi, per vedere quel capolavoro. Partiamo da una scena. Oggi ci soffermeremo soprattutto su una scena, questo quadro che è la scena cosiddetta numero 12, l'estasi di San Francesco, ma vedremo in qual modo, attraverso tutto un gioco di sottili allusioni, l'artista o gli artisti cercano di mediare anche un'idea che rimane in sottordine, in sottofondo, ma che però finisce poi per emergere come tema centrale, cioè l'idea di Francesco alter Christus. Noi sappiamo che Francesco progressivamente nel corso del 200 viene identificato come un altro Cristo, un secondo Cristo. Vediamo come questa idea in qualche modo è veicolata dagli artisti nella Basilica Superiore. Come diciamo, questo è il quadro, la scena 12 dell'estasi di San Francesco, ma partirei per il momento da un'altra scena, la numero 20, che è la morte di San Francesco. Ecco, questo è il tema generale, vedete il santo è disteso in terra, il compianto dei frati che possono richiamare o il compianto in qualche modo sul Cristo morto delle donne o anche la scena degli apostoli intorno a Maria prima della sua assunzione. Ma vedete, Francesco è disteso a terra e nello stesso tempo è sopraportato dagli angeli su una nube. Concentriamoci un attimino su questa nube, perché anni fa una studiosa, Chiara Frugoni, scoprì un particolare interessantissimo e vedremo questo a dentellati con l'altra scena. Scoprì su questa nube il volto di un uomo. Eccolo qui, lo vedete? Si credeva prima di allora che il primo a giocare con le nubi, cioè a mascherare volti nelle nubi, fosse Masaccio. Invece la scoperta di Chiara Frugoni abbassò l'asticella di altri 130 anni. Ecco qui, nella basilica Giotto nella nube nascose un volto. L'ha nascosto così bene che non è stato individuato per 7 secoli e più. Ma poi vedremo un altro volto compare qui, è appena visibile. Ed è interessante questo per altri discorsi, ma mi serviva per introdurre il tema, cioè dei volti nelle nubi, che non è uno soltanto, questo qui ben visibile, ma sono molti di più. Torniamo allora alla scena che abbiamo visto all'inizio, questa dell'estasi di Francesco. È una scena che Giotto rappresenta con degli elementi che nella leggenda di Bonaventura, perché parlo di Bonaventura? Perché gli artisti si sono ispirati su un testo scritto per poi narrare in immagini la vita di Francesco. E nel testo di San Bonaventura, la leggenda maggiore, si dice che Francesco nel bosco ebbe un'estasi notturna. Ma qui nel quadro ci sono diversi elementi che, stando al racconto del testo scritto, sembrerebbero estranei. C'è una città alle spalle, anche un gruppo di frati, che di per sé nel testo non compaiono nel testo scritto. Il Cristo che è dall'alto di una nube. Tutti elementi che, vedete, Giotto
illustra la levitazione quasi del santo, un elemento che ai suoi tempi era piuttosto insolito, diverrà poi abbastanza frequente e nelle vite dei santi e nelle immagini che li ritraggono in epoca moderna. Allora Francesco è dipinto qui su una nube, vedete le mani di Francesco, lo ritraggono quasi come un Cristo in croce, sembra plasticamente la figura di un Tau, un Cristo, Francesco Cristo. Ma ci sono altri elementi che ci aiutano a capire che questa immagine è costruita avendo presente il racconto evangelico della trasfigurazione di Cristo. Ricordate? Cristo, nell'imminenza, prossimità della sua Pasqua, sale sul monte Tabor, porta con sé alcuni discepoli. Si dice che mentre è lì Cristo parla con Mosè e con Elia, che compaiono a colloquiare con lui, e i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni vengono avvolti dalla nube. Vengono avvolti dalla nube, si udì a un certo punto dall'alto la voce del Padre che dice: questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltiamolo, ascoltatelo. Ecco, pensiamo a quell'elemento. C'è Francesco che è in croce quasi come il Cristo, ma se noi ci concentriamo sulla nube, vediamo anche qui, e sono usciti fuori recentemente questi volti. Guardate Giotto come gioca. Ecco un volto, eccone un altro, due volti, eccone un terzo e eccone qui nel profilo un altro. Sono quattro volti coperti dalla nube. Come i discepoli di Francesco, sono quattro frati, i discepoli di Francesco come i discepoli del Cristo, vengono avvolti dalla nube in qualche modo. Torniamo all'immagine intera. La nube avvolge i discepoli di Francesco, ma il Cristo dall'alto è rivolto non a Francesco, se si vedono gli sguardi, lo sguardo di Francesco è verso il Cristo, ma lo sguardo di Cristo è verso i discepoli. Il Cristo che sembra dire ai discepoli, come il Padre sul Tabor disse ai discepoli di Cristo: in Lui mi compiaccio, ascoltatelo. Il riferimento alla trasfigurazione si può vedere anche su questo particolare: tre alberi più piccoli e un albero immensamente più grande. Il Cristo e i tre discepoli che erano con lui sul monte. Vedete allora il genio di Giotto e della sua scuola, come attraverso un gioco di sottili allusioni ci porta ad operare potremmo dire così, un transfer. Francesco, Cristo, Cristo, Francesco. Francesco è un altro Cristo. Come sul Tabor fu manifestato ai discepoli quale Messia, così il Cristo dice ai suoi frati che lui è oggetto della compiacenza di Dio ed è lui quindi che essi devono seguire. Questo rifletterlo nell'occasione della festa di San Francesco ci porta a fare alcune considerazioni. Francesco si è tanto assimilato al Cristo, ha seguito il Cristo da divenire qualcosa, tutt'uno con lui, fino al punto di ricevere poi sulla sua carne i segni della passione. Ecco, Francesco non è un santo che nell'immaginario collettivo risplenda per i miracoli.
Francesco, nell'immaginario collettivo, è colui che ha seguito Gesù. E allora confrontarsi con la sua figura deve portare anche noi a confrontarci con Gesù, col suo Vangelo. Il suo Vangelo dovrebbe diventare per noi il codice di vita, il punto di confronto. Perché, vedete, l'onore che noi possiamo rendere ai santi non è quello di accendere un cero votivo, una candela sotto la loro statua, non è neppure quello di andare in pellegrinaggio alla loro tomba, tutte cose buone, ma la vera devozione, il vero culto dei santi dovrebbe essere quello di imitarne le gesta. E quindi quando noi ci poniamo davanti a un'immagine, a un'opera d'arte come questa, dovremmo dire: caro San Francesco, tu hai amato Gesù fino a identificarti con Lui, fino a volerlo seguire in ogni cosa. Aiutami nella vita di tutti i giorni, nei momenti più facili e in quelli meno facili. Aiutami a seguire Gesù, aiutami ad andare controcorrente. Aiutami anche quando devo soffrire per il suo nome. Soprattutto fa che io sia capace di scegliere anche di soffrire piuttosto che tradirlo. Ecco, sono convinto che se noi con fede faremo questa preghiera, l'intercessione del Santo poi ci aiuterà a metterla in pratica.